Ciao ragazzi, io sono Frafrog e questo non è il decimo tutorial su Photoshop, bensì è un tutorial che io ho pensato di propinarvi così senza che voi me lo chiediate, proprio, boh, facciamo un tutorial a caso, che tratta l'argomento di come importare disegni su Photoshop, ovvero disegni, che ne so, fatti a mano, con la penna, con il lapis, con la matite, mantenendo comunque una qualità abbastanza elevata, perché di solito quando si scatta una foto poi magari non sono poi così tanto belli, e invece no, ora ci sono io che vi risolvo tutti i problemi. Quindi tecnicamente si potrebbe utilizzare due metodi per caricare i disegni sul computer e poi farli vedere ai vostri amici di internet e fingere di essere bravi, come tipo faccio io. Potete scattargli una foto, cosa che io comunque non vi consiglio perché in generale poi la foto è un po'... Mentre invece potete anche utilizzare uno scanner se ce l'avete. Supponendo di avere uno scanner e di essere riusciti in qualche modo ad utilizzare quel benedetto software di importazione che a me non funziona mai, il problema in generale è quello che non si riesce ad avere molto accentuati i bianchi e i neri, quindi di conseguenza tipo il bianco è un po' grigio, pure il nero è un po' grigio, quindi è tutto grigio, non si vede niente, fa schifo. Però ecco, con il mio brevissimo, semplice, intuibile passaggio, non appena abbiamo aperto il nostro disegno con il nostro software, possiamo andare direttamente su livello, nuovo livello di regolazione, curve. Come vedete si aprirà questa piccola finestrina qui a destra. Ci sono una serie di icone cliccabili e noi andremo a selezionare quella con il contagocce colorato di nero. Dopo aver fatto ciò, con il nostro mouse clicchiamo in un punto della nostra immagine che probabilmente è un po' grigetto, però dovrebbe essere nero, no? In un punto che nel vostro disegno voi ve lo siete immaginato nero. E Photoshop modificherà le sue impostazioni di luminosità e contrasto per far sì che il punto in cui avete cliccato e tutti i punti del colore simile a quello diventino neri. Dopodiché andiamo sull'icona sotto, quella con il contagocce tutto bianco, quella in basso. Selezioniamo questo e andiamo in un punto dell'immagine che dovrebbe essere vuoto, ovvero il foglio bianco. Clicchiamo in quel punto e quello che è probabilmente un po' grigetto diventerà bianco. Ovviamente per venire un po' incontro a quello che è il vostro scanner dovreste fare una semplice cosa, ovvero se voi avete fatto un disegno a matita vi conviene ripassarlo prima a penna se è possibile, perché ovviamente lo scanner, trovandosi con dei tratti più scuri, importa un disegno migliore, è più facile ottenere un risultato decente, diciamo. Se il nostro intento è quello di ottenere un'immagine con il giusto livello di contrasto, il tutorial può anche finire qui. Se altrimenti vogliamo eliminare pure lo sfondo bianco per poter poi colorare la nostra immagine, passare quindi al tutorial sulla colorazione, seguite questi altri due o tre passaggi. Per prima cosa, uniamo tutti i livelli che abbiamo creato finora premendo Ctrl-E oppure Command-E, a seconda che si lavori su Mac o su Windows. Dopodiché andiamo su Finestra Canali. E dalla piccola finestra che si apre, clicchiamo questo tasto qua giù, quello tondo, che serve essenzialmente per evidenziare tutte le parti bianche della nostra immagine. Dopodiché non ci resta da fare altro che premere Canc e tutto quanto c'è di bianco verrà direttamente eliminato, lasciando soltanto i tratti neri. Se volete salvare un'immagine con lo sfondo trasparente, vi è sufficiente scegliere il formato PNG. Questo era un tutorial veramente breve, ma c'è un motivo. Sono praticamente mesi, ovvero molto più di un anno, che io vi ho promesso il tutorial sulla colorazione che non ho ancora fatto, però prima di fare questo volevo appunto introdurvi alcuni metodi per avere il vostro disegno sul computer, in modo che non è che vi dico tutorial sulla colorazione, voi colorate cosa? Nulla, perché non c'è il disegno, no? Vabbè, prima mettete il disegno e poi colorate. Difatti, non appena sarà pronto questo video montato e caricato, io mi metterò subitissimo a lavorare sul tutorial sulla colorazione e ve lo proporrò nel più breve tempo possibile, di modo che qui intorno a me, in questo momento, mentre io sto parlando, appaiano migliaia di link cliccabili dove voi cliccandoci andrete al tutorial sulla colorazione, sarete felici e poi sarete pure colorati. E se questo è il primo tutorial che vedete mio, probabilmente non sapete che io ho una pagina Facebook, un account Twitter, un canale YouTube al quale vi potete iscrivere cliccando sul pulsante qua sopra se ancora non l'avete fatto, cosa che io vi raccomando di fare e soprattutto vi punirò nel caso non la facciate. E niente, vi lascio a questi secondi di vuoto esistenziale. J'ai posé mes yeux sur sa robe d'un gitan. À quoi me sert?